In Cina si festeggia il Capodanno lunare o festa di primavera. Per i cinesi questa festa non cade sempre lo stesso giorno. Per loro il primo dell'anno non è l'1 gennaio, ma un giorno che va dal 21 gennaio al 20 febbraio, seguendo il 9 luglio e il nostro calendario gregoriano. I festeggiamenti, accompagnati da balli e piatti tipici, durano ben 15 giorni. Quest'anno in Cina le persone hanno festeggiato il Capodanno il 1 febbraio. Molti di voi avranno sentito parlare di espressioni come anno del maiale, anno del serpente e via così. Sapete di che cosa si tratta? È un'altra tradizione cinese legata al Capodanno. Più precisamente si parla della tradizione dell'oroscopo. Infatti, i cinesi associano ad ogni anno lunare un animale del loro oroscopo. Quest'anno tocca alla tigre. Il 2022 è proprio The Tiger's Year. Legati alla figura della tigre esistono vari idioms, ovvero espressioni fisse tipiche di una lingua, non traducibili letteralmente nella propria. Per esempio, un idiom molto usato è to have a tiger by the tail, che significa avere una bella gatta da pelare, oppure Piper Tiger, cioè finto spauracchio. Ne esistono molti altri, come Tiger Mother, che ha un'ampia varietà di significati e non possiamo tradurla solo con due semplici parole, proprio perché vorrebbe dire madre severa ma premurosa, che spinge i propri figli a dare il meglio di sé. Un'altra espressione idiomatica particolare da tradurre nella nostra lingua madre è to ride a tiger, ovvero essere responsabili per qualcosa di pericoloso. Per non parlare di a tiger in one's tank. Un altro idiom che deriva da uno slogan degli anni 90 lanciato dalla compagnia petrolifera Esso, che significa metti una tigre nel tuo serbatoio. Esiste anche un proverbio motivazionale che dice he who rides the tiger is afraid to dismount. Ovvero, a volte è più pericoloso smettere di fare una cosa pericolosa piuttosto che continuarla.